questo deve essere il campionato con tanti giovani italiani di valore, perché sono dell'avviso che italiani di valore ce ne sono. E allora, intanto, Dancing Marauders, formazione britannica in maglia bianca, clandestino su rugby argentino, light blue come dice la start list in maglia azzurra, recupera intanto il pallone da questo ricicco imperfetto Aitor Ayala, provano gli argentini a ripartire immediatamente, la fase stoppata evidentemente. Il coach di questa formazione è Daniel Insurralde, nome ha fatto la storia in rugby, e intanto opportunità per andare direttamente a fare, tra l'altro a segnare la meta con Marco Estin per quanto riguarda i formazione dei Marauders, che prova adesso a prendere intanto un brutto colpo alla coscia per Santiago Montegaudo, roba muscolare, nulla di grave, ma di quelle che fanno comunque male. Rugby diverso rispetto a quello che abbiamo visto prima, dai, un altro gioco questo. Sì, un altro gioco, diciamo che sono tutte e due le formazioni così che sono venute qua per partecipare a un evento, a una manifestazione, mentre le altre due sono dei team quasi professionistici e che fanno solo questo di mestiere. Non penso che gli argentini facciano solo i giocatori di rugby, mentre, ripeto, l'Australia ha girato il mondo quest'anno, ha fatto le 8 tappe del ERB 7 Tour, per cui sì, è un'altra impostazione, è tutta un'altra cosa. E sì, sono entrambe due formazioni ad invito, quella argentina raccoglie i migliori giocatori argentini di 7 in Europa in genere, andando a pescare anche in casa. Per quanto riguarda i Dancing Marauders, sono ormai una presenza costante di tornei di 7, peraltro hanno ospitato nella loro franchigia nomi come quelli di Lawrence Dall'Aglio, Jeremy Guston, Will Carling, Devin Oplay, Andy Gomeshall, insomma, comunque tanti bei nomi, più in passato che negli ultimi anni, insomma, formazione che nel 7 sì, ne mastica tanto. Sì, ricordiamo che è anche un po' difficile che i giocatori del 15 vadano a giocare ormai i tornei rugby a 7, perché il calendario internazionale è veramente fitto. Adesso tutte le nazionali sono partite per i vari tour, per cui l'Italia è partita a parte domenica, mi pare, per il tour che avrà, e tutte le varie nazionali europee partiranno per i tour in Australia, in Sudafrica e in Nuova Zelanda, per cui è molto difficile che ormai dei giocatori internazionali giocano questi tornei, perché avvengono nello stesso periodo in cui ci sono le tournée delle nazionali. E tanto ancora inchiodati sul punteggio di 0-0, approfitto di questa pausa più breve che domani, a partire dalle ore 20 su Rai Sport 2 in diretta le fasi finali del torneo per circa 4 ore di grande rugby a 7. Clandestinos riversati dentro i 22 dei Marauders, i britannici faranno uscire da questa situazione affidandosi adesso alla corsa di Lee McCauling. Difficile uscire da questa situazione, obiettivamente la speranza che da questa parte ci sia spazio sufficiente per provare a sfondare le linee. La quinta o sesta volta che provano con questo riciclo verso l'interno. Ecco, regalone questo per Montegaudo. Clandestinos recupera il pallone, veloce la circolazione, il vantaggio in metri per nulla, salta il primo avversario senza dei problemi, adesso opportunità con l'incrocio, pallone è una mano per Sebastiano Dusi, nulla può fare, una palla davvero avvelenata quella per il numero 7 della formazione argentina. Adesso gioco rotto e c'è tutto il campo aperto. Adesso questo è veloce. Beh, se ne va. sì, ho visto che aveva gli appoggi abbastanza rapidi. Era difficile fermarlo nell'uno contro uno. Lì, McLaughlin. Era
quando sei poi in ritardo non hai le posture giuste, gli angoli giusti per portare un placcaggio anche comunque da dietro, perché quando spinge devi arrivarli molto sotto. Se li sei un po' distante, lui accelera, non riesci mai a chiudere quello spazio per poi afferrargli le gambe e stringerlo e metterlo a terra. E allora la meta di Lee McLaughlin va a sbloccare il risultato di un match in assoluto equilibrio, ma verso il basso rispetto alla gara tra Australia e Figi, indubbiamente importante. Abbiamo visto Australia, senza dubbio, la Nuova Zelanda, la formazione del inviti del Roma 7. Direi che chiuderei a queste tre probabilmente. Sì, molto probabilmente sì. Diciamo che difficilmente dovremmo sbagliare il pronostico. Diciamo che sono quelle anche più attrezzate fisicamente e soprattutto quelle più strutturate proprio da rugby a 7. Ancora meta trasformata per il club dei Dance and Murders, i britannici, i clandestinos argentini invece adesso in difficoltà. Dopo un buon inizio hanno subito due volte lunghe galoppate degli avversari, ma c'è ancora tempo, insomma, nel 7 2 mete non sono assolutamente nulla. Certo è, Lee McLaughlin fa quello che vuole quando riesce a partire, recupera tanto il pallone in presa aerea Jeremias Gianzo. Il problema è che da qui in avanti non sanno cosa fare con questo pallone. È difficile, anche perché ecco, vedi, un uno contro uno è riuscito, però adesso non rimane sui suoi piedi, tenta un impossibile riciclo, sfortunatissimo Santiago Montegaudo. E adesso si apre il campo, peraltro, alla possibilità dei Marauders, un 2 contro 1 impossibile da sbagliare, facile per Pepe Nanzi andare a meta, e con questa fanno 3. Sì, ormai i clandestinos hanno mollato, aspettano le birre del terzo tempo sicuramente. Obiettivamente sono un po' troppo veloci e sulle ali i britannici per creare qualche problema agli argentini. Se ne sono andati semplicemente via regolarmente in velocità, e se sei più lento davvero non puoi farci niente. Non esiste una difesa, qui gli spazi sono davvero tanti. Cala intanto il sole sullo stadio del Marmi, va a nascondersi dietro la copertura dello stadio olimpico su quello che è l'ultimo match della prima giornata del Roma 7 2010. Domani, vi ricordo ancora una volta, giornata di finali diretta.